Piccirì e Manetto, povero Piccirì. Ma che te fa? Reggio, Tribunale, Civile e Penale di Napoli. A te, 10 settembre 1902. 80 centesimi. Capito, 60, no? 80, avvocato. Pagabrios. Ah. Fate con calma. Bravo, pagate voi, così noi facciamo i conti con la cartella. Molto interessante. E quando? Domani alle Assise di Santa Maria. Parte civile. Sì. Il padre e la madre assistevano. Ma non solo assistevano, ma incitavano la ragazza al delitto. Un delitto brutale. Tu capisci che a fare una testimonia dentro a un tribunale c'è una cosa seria, non è una cosa piana, che è andato di fretta? Ma guarda quanta comodità. Già, devo passare la principessa. Non gridate, perché sennò questo cappello ve lo faccio andare in mezzo alla strada. Ah, chi? Ma tu hai capito quello che ha detto? Mi fa andare il cappello in mezzo alla strada. Uno si deve sentire offendere da una plebea. Niente, fammi passare che non tengo tempo. Giuseppe! Sì, ma l'ho già fatto. Ma se lo sapete, ti diverti col cappello di tua sorella che va facendo la colombina e ti faccia a piedi di Toledo. Scusate, signore, cosa è successo? Che è successo? È che a Napoli sono una mazzata di... Abbiate pazienza, va, scusate. Sì, dopo che, se non sbaglio, io ho sentito a Roma quest'inverno. Al Salone Margherita? Proprio. Signore, scusate, io sono un collega di vostra figlia e fammi non da pesce, ma che ti sta? Pesce? Aspettate, ma lei forse avete cantato alle tenne? Perfettamente. Io ho sentito tante volte, mi tengo stappato in gozza, è vero, Dine. Quando è scompisticato di risate, ti ha fatto fare. Troppo colore. Anch'io li ho sentito, siete molto bravi. Troppo gelina, signorina, posso offrire un caffè, un verbo? Sì, un caffè, grazie tanto, ma mai voi? Io canto di caffè, grazie. Senza complimenti, accomodatevi. Grazie. Prego, signorina, prego. Due caffè e un vermouth. Una pasta, signoria, o un rustico? No, grazie. La pasta la prendo io. L'avrei offerto anche a voi. E allora ne prendo due, per me e per lei. E da che si deve questa vostra passeggiata da queste mani? Ecco qua, io sono stata, come si dice quando uno è chiamata? Citata. Ecco, brava, sono stata citata. Siccome mi metteva paura, mi sono fatta accompagnare la mia figlia. E di chi si tratta? Uno spreccio. Già, una certa affunda spina. Sapete quello che tiene quella bella bottega di stiratrice a San Daniele a Costantinopoli? No. Quella bottega grande, piena di ragazze. La casa sopra, il balconcino tutto fiorito. Io dovrei amata, ah, senti, ma questa volta Don Assunta l'ha proprio voluto. Ma come? Quella non teneva cielo da vedere né terra da camminare. E Don Michele ci ha fatto tutto. Ci ha fatto scarpe, vestiti, sottanini, ci ha fatto tutto. Ci ha fatto l'armadio, il sigrifè e la stiratoria. Non gliel'ha comprato Don Michele con i soldi suoi, la stiratoria. Se ne sia un uomo che pensa a me, che mi volesse vedere felice. Senza sposarti? Anche senza sposarmi, purché mi portasse in giro come Don Michele fa con Don Assunta. Tutti i giorni un divertimento. Oggi a Posillipo, domani a Secondigliano, un altro giorno a mangiare la pallino. E poi scampagnate, gelati, sfogliatelle. E questa cioccolata, è lei che me l'ha data, Don Assunta? E a lei che gliel'ha comprata? Ah, è buona, è sciusciata. E poi perché l'ha sfregiata? Per gelosia, no. E gelosia, amore, è tutta una cosa. E perché? L'innamorato mio non è geloso. È un bravo giovane. Non ha danaro, ma ha fiducia in me. Ma che significa? Senza danari non si mangia, si sa. E senza gelosia non si fa. Oh, ma che vorresti che ti sfregiasse? Di la verità, ti piacerebbe? Non lo so. Forse mi piacerebbe. Ma tu sei nata pazza, sì, fortuna di... Il palla alla fresca! Michela mio, e come finirà? Calmate, vado a una concerta, vedi che tutto sta giù. Poverella, calmate. Quella ha ragione. Chi è questo Don Michele? È il padrone della beccheria. Ed io sono il Garzulli, il suo braccio dritto. Quella è la madre, donna Concetta. E che ha fatto su Don Michele? Spreggi. Ha spreggiato la sua manda, Assunta Spina. Una capapazza. Ogni tanto dà segni di irrequità. Ed ogni tanto qualche uomo di conseguenza che ci viene a conservare liberi in fronte a Spizzi passa un guai per colpa sua di lei. Don Michele l'ha presa da sua, giustamente, sa. E ne valeva bene. Una bella donna. Molto bellissima quando mai, ma non la puoi capire nell'integrità del diritto dell'uomo. Vuole bene, non vuole bene, si accende, si spegne. Adesso la tenete in una mano, adesso vi sfugge come un anguillo. Don Michele ci ha perduto la testa, e la madre che non ha fatto per spezzare la catena. Ma inutilmente. E oggi si fa il processo. Alla quinta sezione.
su. Ciao, a te voi. E l'avvocato? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Cangeli Ferdinando. Busaglio Arturo. Busacca Carmela. E ci avevo chiamato una volta, avanti. Come era? Lorello, che è riuscito a essere buffo. Sì, è venuto e sta riandato. Sapete se ritorna, che vi posso dire? Su questo è proprio lo scocciatore. Che ne è, stai nervoso? Sono nervoso. Io sto qua, ma la testa mia sta a casa. Mia moglie è uscita di fondo da 7 giorni. Bravo. Bravo. Hai ragione tu. E che paura hai? Come che paura? Quello può partorire da un momento all'altro. Che numero hai, ragazzo? Numero 8. E vedrai che sarà un'altra femmina. 7 sgravi, fino adesso è 7 femmine, cosa da impazzire. No, maschio femmina, sempre figli sono. D'accordo, non discuto. Ma tu la capisci la tragedia mia? Quando corrono le scarpe, sono 7 paia di scarpe. Puoi comprare che sono, una borsetta una, 7 borsette, una sfogliatella, 7 sfogliatelle. E questi ancora niente, verrà il momento che ci vorrà il marito. Torè, 7 mariti, io a 2 e 3. La ragione è chiara. Gelosie, signor Presidente. Io e Assunta ci vogliamo bene, l'ho sfregiata io, perché Assunta è amica. E quando una cosa è vostra ne potete fare quello che volete. Andate a posto. Grazie. Cominciamo dai testimoni. Dunque, Porcinelli Emilia. Porcinelli Emilia. Porcinelli Emilia. Porcinelli Emilia. Porcinella Emilia. Ma che fosse morto? Viva, sono viva, qua morta. E speriamo che non sia di tu. Quando c'è testimoni, c'è il dovere di aspettare con l'attenzione, non la condannata. Brava, io qua sto. Avanti, andrà. Andiamo. Vieni, Tina. Qua sta. Eccomi qua, sono qua. Silenzio! Voi siete Porcinelli e Emilia? Sì, signore. Accomodatevi. Tina, non ti allontanare. Eccomi qua. Avanti, accomodatevi. Porcinelli e Emilia? A servirvi. Di? Bustaveri e Gelsomino Porretti, pure tu. Professione? Ostetrica. Diciamo levatrici. È la stessa cosa. Non esattamente. Età? 57. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. L'ho giusto. Ma pure se non giuravo sarebbe stata la stessa cosa. Informatevi chi sono io. Presidente, io per dire la verità in faccia alla gente mi sono fatto una quantità di nemici. Immaginatevi che una volta... va bene, ma il giuramento non è una prova di sfiducia, è una regola, un rito. Dunque, che cosa sapete dei fatti che hanno condotto alla causa? Io conosco Don Michele Bocca di Fuoco da quando aiutava la buonanima del padre, Don Teodoro, un pezzo d'uomo. Non dicendo mancamente di voi, signor Presidente, che pure siete un bell'uomo, Don Teodoro. Molto lusingato. Ma cerchiamo di venire al fatto. No, io vi dicevo che Don Michele lo conosco bene, è una brava persona, onesta. Ah, quando vi dice che sono 600 grammi di carne, voi ci potete giurare che 600 grammi tu. Ma perché ci sono quelle che voi chiedete la vitella e vi danno un ciuccio pieno di nervi che non è buono nemmeno per le polpette. Signora, cerchiamo di abbreviare. E che vi posso dire? L'amore di Michele per Assunta sì. E lo sanno tutti quanti lo dicono, è fatto e perduto. È un amore che si può definire uno sfogo di sangue. Siamo giusti, è pure l'età, è l'uomo verso la maturità che perde le cervelle. No, che non Assunta lo merita. Ah, per carità, quella è tanta brava pure lei. Io non voglio parlare male di nessuno, e poi a me che me ne importa, a me chi me lo fa fare. Ma sapete il fatto qual è, signor Presidente? È che farebbero meglio le madri a educare meglio le proprie figlie. E questa la madre di Assunta non la fa. Guardate, tengo la figlia solo, signor Presidente, avete... Signora! No, io lo devo dire perché per me è una grande soddisfazione per l'educazione che ci ho dato, che è tutta un'altra cosa. E l'uomo che se la sposa si chiamerà veramente fortunato, con tutto che è un artista di canto. Non diventa eccentrica, signor Presidente. Tiene una vocella che se vedete quanto è carina. Tina, Tina, vieni qua, fatti sentire. Questo non si mette vergogna. Ma che volete fare, signor Presidente? Gli uomini preferiscono certe male femmine. Badate, io non parlo male di Assunta, per carità, quella è tanto brava, io già l'ho detto che merita. Ma che volete fare? È stata educata male. E poi, è fatta qua. Il signore da aiuto lo fa uscire, per quanto se lo tenga da dentro. Forse è meglio, metterà la testa a posto. Voi che pazziate, parrucciato. La casa della mamma sua gli salva l'anima, lo figlio mio, ma lo carcere no. E poi fa un bel dovello, sento, parrocchiano, innocente. Questo lo vedrà il giudice. Innocente come l'acqua della montagna, parrocchiano.
Farrucci, è una bella preghiera per Michelangelo mio, una preghiera speciale, che poi quando torno al paese, io ti porto due gallinelle che ti fanno l'ova fresca. Se vuoi la preghiera, ne essere tre gallinelle e un galluccio. Ah, buona mia, ma facciamo due gallinelle e un galluccio. Due gallinelle e un galluccio. Beh, ma senza responsabilità, eh? Senza responsabilità. Allora, verrai, scusate tanto. Ah, quinta sezione. E che ne so io? Salite sopra e domandate gli uccini. Ce ne sono tanti. Grazie, va bene. Beh, allora, siamo intesi, senza responsabilità. Ma tre gallinelle, sai, una cosa meglio, eh? Spina assunta! Assunta spina! Allora. Cancelliere. Addio, Peppino. Avanti, avanti, andate avanti. Camminate, camminate. Andate avanti. Silenzio. Vado, silenzio. Silenzio! Venite avanti. Come vi chiamate? Spina assunta, divido. Michele, non volo, questa è stata la raccomandata. Non dovete salire, non dovete arrivare la volo. Ma figlio, ma figlio, va bene, donna Concetta, non vado la bambina. Ma che vogliamo fare l'opera del teatro di San Carlo dentro al tribunale? Voglio andare a mio figlio, compagno, piano piano, la carità, non la fate salire sopra. Quello stanno interrogando donna Assunta. Se donna Concetta la vedo, qui succede un guaio. Voi che dite? Ragazza mia, pensateci bene, è un ostinarsi inutile, come in istruttorio del resto. È stato il vostro amante, l'ha confessato poco fa, e notoriamente era geloso di voi. Dunque, era geloso, sì o no? Sì, ma questo non c'entra. Ah, oh, dunque, era geloso. E ogni ombra, ogni sciocchezza gli davano sospetto. È vero? È vero. Beh, allora abbiamo finito con i testimoni. Potete andare. Scusate, devi stare sulla spina. E chi è? Mamma mia, qua sopra non sapete mai niente. E mio figlio con il macchiettista, dove stanno? Quelli stanno venendo presto a me. E chi siamo qui? Tina Bouquet, mio figlio con il macchiettista Pesce. Signor, ma che volete da me? Chi ti conosce? Voi avete una figlia, io la tengo sette. Quando torno a casa non le conne nemmeno. Ma... meno male, voi passate, me ne dovete andare subito, subito. C'è un'altra scala. Ce ne sono tante. Perché c'è la madre, donna Concetta, e voi non vi dovete incontrare. No, non mi voglio incontrare. E che mi importa a me? Io qua voglio stare, voglio sapere quello che gli fanno. Ma che gli devono fare? Sentite a me, donna Assunta, evitate. No. Scendetevene per un'altra scala. Scusate se intervengo, ma donna Emilia ha ragione. Buongiorno, Federico. Diteglielo voi, fatemi il piacere. Permettete, Funelli, se la signora lo desidera, posso accompagnarla io per un'altra scala. Maurizio Fagliano! E che è? Cazzo! Ebra! Anche qua su! Perché devo dare conto a qualcheduno di quello che faccio? Chi voi? E quant'è che avete dato conto a qualcheduno? E meno male che lo sapete. Lo so. Lo so, a spese mie. Nonna Concetta. Per regola vostra, se sono venuta quassù, è stato per fare un'opera buona. Chi tu? Un'opera buona tu? Tu che mi hai distrutto un figlio, grandissimo schifo. Beh, ma voi non intervenite. Io? E qua finisce male. Non è finito male, vengono i carabinieri e se la portano. Sentite, donna Concetta. Va bene, donna, tu non è il momento. Ma vanno, sentite un po' di... Voi dunque avete ragione. Ah. Io sono stata la causa di tutto quello che è successo. Però guardate qua. Ma che già guardate? No, voi dovete guardarmi. Voi dovete guardare perché questo me l'ha fatto Michele, me l'ha fatto tuo figlio. È tuo figlio che mi ha sfregiato. E io poco fa là dentro ho detto che non era stato lui. Hai capito? Calmate. E state le bene. Ecco, lo sfregio. Che cos'è questo marchio vermiglio se non amore spinto al parossismo? Segno di proprietà prepotente. Messaggio sanguinoso di disperato desiderio. Non è a voi, signori del tribunale, che io dovrò illustrare l'ambiente in cui il reato si profila e si consuma. Non è a voi che ci vivete che dovrò illustrare del nostro paese la gente, le superstizioni, le ubbie, gli errori, i principi. Né dovrò rammentarvi quello che considero fondamentali per la spiegazione degli istinti e delle azioni del nostro popolo. Parlo, signori del tribunale, delle condizioni climatiche e geologiche di questa città. Città su cui lo scirocco si abbatte con tutta la sua furia estenuante. Terra vulcanica, ogni palmo è zolfo, ogni pietra è lava. Terra bellissima e nemica, fatta di sole e di vento. Sole e vento africano, all'estremo confine dell'Occidente. Da lassù voi non ci credete, ma i colletti li sono stirati. Fate la prova, se non si prova non si va mai avanti. Io mo so grosso e faccio sempre servizio. Da lassù, ma non mi rispondete? Già, state pensando a un'altra cosa. A Don Michele, no? Beh, speriamo che lo fanno uscire libero e fra. Oh, donna Susi. Oh, buongiorno. Si è saputo niente, è finito? No, non è finito ancora. E mamma? Sta là. Donna Emilia. Avvocato, che si dice?
Non sono avvocato. Allora non sapete niente. I giudici sono in camera di consiglio, la sentenza si avrà fra breve. Se non mi permettete una parola. Dite. Donna Concia, avete sentito? Che cosa? Al momento c'è la sentenza. Calmata. Arriva la politica con il giovane di Lattai, una commedia continuata. Una bella sera, non mi chiede, si fece il servizio. Ma che non vedete? Tanto mi interessa appunto a fine. Semplice curiosità. Ah, non vedete, voi a me non mi imbrogliate. Io sono una donna d'esperienza. Ma certo, mi piace. Mi piace. Ma come voi siete ammogliati, ci avete due bambini. No, no, questo non lo dovete dire, non voglio che si sappia. Non vedete, mi lasciate stare, Don Federico. Quella non fa per voi. Una persona come Don Federico Funel, cancelliere al tribunale, non si può mettere con una... Guardate bene, io non dico niente contro Assunta, anzi, io le voglio bene. Già tutti le vogliono bene, con tutte che è una graviciosa. Ma certe cose Don Federico non si dice niente. Che cosa? Ma voi appresta una ladra, la figlia del cuoco della trattoria del Verdacchino. Come si dice, donna mia, dove c'è gusto non si perde mai niente. Ma poi con quel pregiudicato delinquente di Michele. E se la assolvono? Non la assolveranno. Ha brutti precedenti, la fedina penale è sporca. Qualche anno non glielo leva nessuno. È uscita la sentenza. E allora? Due anni, donna su. Ma vediamo che si può fare. Diritto di vederlo almeno due volte al mese. Ma perché? Lo possono mandare pure fuori di Napoli? Molto probabilmente. E dove lo possono mandare? Che ne so io, a Capua, a Salerno, al carcere di Avellino, secondo. Beh, salvo l'intervento di qualcuno, qualcuno che abbia delle conoscenze, oppure un impiego che gli permetta di fare qualche favore. E allora potrebbe restare a Napoli. Può restare a Napoli? Ve l'ho detto, tutto si può fare. Addio, Funelli. O segui, giudici. Ma chi siete? Un vostro ammiratore. Come avete detto? Un amico di Donna Emilia, la levatrice. Volete che mi incarichi io di farlo restare a Napoli? Lo potete veramente. Volete? E quanto vi devo dare? Quanto ci vuole? Niente. Come niente, queste cose non si fanno per niente. Ci vuole denaro, lo so. Ma non vi preoccupate, perché io mi vendo i bracciali, gli ori. Faccio pure un debito se è necessario. Quanto vi devo dare? Niente. Non occorre niente. Ah. Grazie tante, no. Speriamo che lo lasciano a Napoli lo stesso. Cammina, io un genio. Come volete. Dove sta Donna Concetta? Sto aspettando per vedere il figlio quando se lo porta. Ma non potrebbero fare a me. A me di risparmiarsi un'emozione. A chi lo dico? Buongiorno, Misteri. Ah, stai qua. E Don Michele? Ah, vedi, tu stai qua per fare lo spionaggio. Ti ha mandato Donna Assunta. Quando mai sei che sono qua con Don Michele? Don Michele sta ancora in camera di sicurezza. Fra poco se lo portano ad Avellino. Perché? E là c'è molta disponibilità. Qui tutte e tre carcere a Napoli, Santa Maria Parente, San Trifone e San Francisco sono al compreso. Ma chi si parlate in albergo? Meglio di un albergo, là c'è stai gratissimo e ti danno pure da mangiare. Spia, adesso? Io sapevo che quella era venuta qua per fuori spionaggio. Dove pensate, per non andare da capire? Un figlio mio, ma l'altro condannato, un figlio Va a casa, vamo a aspettare a casa. Va, va. A me? Sì, voi. Voi poco fa mi avete detto che potevate farlo rimanere a Napoli. Chi, quel vostro amico? Io voglio farlo rimanere a Napoli. Va bene, si vedrà. Lo potete fare? Per voi si può fare tutto. Avete saputo dove vogliono portarlo? Ad Avellino. Avellino? Beh, allora c'è tempo.
Se intanto vogliamo parlare, metterci d'accordo. Dovremmo andare in qualche posto tranquillo. Agi, a casa mia va bene. Se volete, se non vi è di disturbo. No, pure subito. Andiamo. Dovrei vedere un amico. Ma come, non vieni da me? T'accompagno. E poi te ne vai. Quanti anni tiene sto cavalluccio? 3 anni, eccellente. Tutte le sere t'aspetta questo amico. Ecco, i soliti sospetti e le solite fissazioni. Non ti sei ancora persuasa che io non sono ricco? Ho delle necessità, degli affari, della gente da vedere. Ma al principio non era così. Ah, ma il principio è il principio. La fine. 2500 quasi. Quanto? 2500. Dammi i conti. Si provassero. Stavano qui, ma dove li avete messi? In questa stiratoria non si capisce più niente. Si fanno chiacchiere invece di fare quello che si deve fare. Ah, ha parlato la maestra. Io sono la lavorante più anziana e quando manca Donna Assunta la rappresento io. Questo lo dici tu, ma Donna Assunta non ha mai detto niente. Donna Assunta? E chi la vede più? All'amore! Maligne, queste maligne! Si capisce, ha parlato l'avvocato difensore. Ma perché forse non è vero il fatto del signor Funelli? Quale fatto? Una simpatia. Siccome Funelli si è occupato di Don Michele, si è voluto occupare pure di Don Michele. E anche se fosse, perché cosa me ne importa? Oh, già, non ce ne importa, E la stiratoria? Non lo vedi che stiamo perdendo clienti giorno per giorno? Non lo capisci che se andiamo avanti così dovremo chiudere e ci moriremo di fame tutte quante? Ma almeno ne valesse la pena, un uomo da niente, non si sa chi è, non si sa da dove viene, se tiene famiglia, se non la tiene. Un uomo che non ti guarda mai in faccia, e se qualche volta ti guarda fa gli occhi del vizio. Un bruco me la fa. E Donna Assunta poi, che non gli importava niente di nessuno se lo guarda incantato. Non è vero. Ma che capisci, tu ignorante? Appena vedo Donna Assunta, gli dico tutto quello che avete detto. Sì, glielo dico. Ma dai, che ce l'è, questi sono all'ospedale, sì. E sa che paura, ho fatto tutto quanto. Ma mio, di al tuo padrone che poi lo pago io. Questo è per te. Grazie. Arrivederci, signorina. A voi qua sta. Oh, baciamina. Biancheria. Per farla stirare. Bene. Arrivederci. Sempre bella la signora Assunta, Voi non entrate, don Federico? Non posso, devo scappare. E perché? Tengo la sprigno nel pozzo, un bicchiere di vino fresco vi farà bene. Entrate, su. Va bene, ma per un momento solo. Andate a casa che te. Mi pare bello quello che state combinando là fuori, Basta, ne riparliamo domani. Buonasera, don Federico. Non ti togli la giacca, no? Aspetta un momento, che tengo su.
maledizione. Che è stato? Che è stato, Federico? Che è successo? Ti sei fatto male? No, mi sono fatto bene. Oddio, ti sei fatto male. Vieni qua. Metti il dito qua dentro. Aspetta. E lascia, è inutile. Ma metti il dito qua dentro che ti fa bene, no? Ti fa male ancora. Si capisce, che da fanno poco d'acqua fresca. Ma no, tesoro mio, queste acque amido, fa tanto acqua, bene. Acqua, sì. Fa vedere. Povero amore mio. Povero. Scusi. Il difetto di voi donne è quello di essere sempre inopportune. Basta, vado a comprare le sigarette, credevo di averne ancora, invece non ne ho più. Ma come te ne vai? Non ritorni adesso? Ma torno, ma te l'ho detto che me ne devo andare. Ma non resti a cena con me? Che stupidaggine, ti vuoi proprio compromettere? Tutti mi hanno visto che sono entrato qui. Ma no, tesoro mio, è già sera e nessuno, non passa più nessuno per questa strada. E poi nessuno può vedere se sei riuscito di nuovo. Un anno fa non le avevi tutte queste paure. Non ti importava niente che ti vedessero. Ma se mi preoccupa è per te, no? È questo che non vuoi capire. Ah, per me. Non voglio che la madre di Michele lo faccia sapere a suo figlio. Ma già tu prendi tutto in senso sbagliato. Non ci intenderemo mai. Un doppio rum. Va bene. Buonasera, Federico. Buonasera. Buonasera. Volete puntare pure voi? No, grazie, stasera no. Non mi dite che vi siete lavati il bicchiere. Un giocatore come voi non è possibile. E se vede più ma lì da sé. E lo vedrei avanti, un po' di coraggio. Che? Nessuno punta più. Sfilate la carta. Questa carta è fresca. Ecco qua. Avete trovato il cliente, è 2.400. Non preoccupate, ecco qua. Il cavallo è fatto. Mi dispiace, da vedere, avete perduto. Ma puntate, la siete. 4 lire sul 4. Non preoccupate, non vi preoccupate, piano piano. Ecco qua, ecco qua. Il 4 è andato. Don Vedri. Lo stare proprio in forma già, stasera. Fortunato in amore. L'ho visto più di una volta con una bella femmina vicina. Ma le donne portano in dettatura. A chi lo dite? Beh, 10 lire sul 7. La cosa comincia a essere interessante. Ma non devo stare giù. La cecchinetta si fa presto a perdere una trentina di lire. Vabbè, per adesso è andato, non mi preoccupate. Ecco, guardate, guardate questi sapete gli occhi. Guardate, ecco qua. Piano piano, piano piano. Guardate lì, guarda. Ecco. 7. Come vedete, non è serata. Beh, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo domani sera. No, non credo. Una brutta serata stasera. Nicolì, se vuoi un consiglio, l'amica te lo do io. Certe catene si devono spezzare subito, sennò diventano pesanti. Lo capisco, ma è un consiglio inutile. Come devo fare? L'altra sera le ho detto, Eleonò, domani non posso venire. Cicci, non ti dico quello che è successo. Mi fermano, sono qua. Hai tardato, eh? Il tabacchino era chiuso. Ho dovuto scendere fino allo Spirito Santo per trovarne ancora uno aperto. Meno male, credevo che non venissi più. Te l'ho detto che sarei tornato. Quante chiacchiere per qualche minuto di ritardo. Che fai, resti a cena, sì? Un giorno o l'altro questa storia dovrà finire. Tra qualche mese Michele uscirà dal carcere. A gennaio. Ci mancano 5 mesi. E poi? E poi che cosa? Io me ne infischio, non mi fa paura Michele. È per te. Tu hai paura per me? Senti, questo tono è fuori posto, te l'ho già detto, non mi fa paura. Sei proprio certo che non è per lui? E per chi allora? Tu ti sei stancato in me. Stancato, stancato. Ci risiamo.
Forse facevo meglio a non tornare. Non sai dire altro tu. Ma ti pare che questo nostro sia amore? Io vengo quasi di nascosto come un ladro qui da te. E tu vai da Michele al carcere due volte al mese. E tutte le sere vai sotto le mura di San Francesco per fargli sapere di te, capisci? Io non mi sono stancato. Ma chiunque al posto mio... Federico mio... Federico mio... Federico mio... Federico... È tardi per andare a passeggio. La valle domani. Scatola di latte. Questa? È quella, sì. Sei sicura che non ti servono? No. Te li restituirò alla fine del mese, almeno la metà. Per il resto dovrai aspettare che... Non c'è premura. Scusami se devo andare, ma è tardi. A proposito, sei stata là stasera? Sono quattro sere che non ci vado. Ah. Perché non mi sposi? Come hai detto? Ho detto perché non mi sposi. Hai paura che Michele, quando uscirà dal carcere, saprà, mi possa fare qualche cosa. Hai ragione di più, no? Se tu mi sposi, non c'è più pericolo, non potrà fare più niente. Tu sei già ammogliato. Chi ti ha raccontato questa sciocchezza? Io lo so da tanto tempo. Lo seppi due mesi dopo che t'avevi incontrato. E allora, se lo sai, perché fai tante storie? Bugie. Sempre bugie. Da che t'ho conosciuto, senza stancarti mai. Non mi hai mai detto una parola sincera. Non mi hai mai amata. Mai. Ti sono piaciuta. Sì, e mai pure ricattata. Mai pure ricattata. E mo si stanca, eh? O te si stancate me. E allora dimmelo, che è più onesto. Dimmelo e vattene. Sì, vattene, va! Forna da quella puttana di... Vi prego, è tardi, bisogna chiudere. Signor, scusate tanto, quando facciamo quest'ultima passata e poi smettiamo. Perdonate. Prego. Grazie a Sari. Buona perdita, ma che devo chiudere. Oh, chi si rivede? Don Federico. Buonasera. Buonasera. Ebbè, voi ci credete? Io vi aspettavo. Prego. Tutto questo. Buonasera. Buonasera. Non dormi? No, aspetta. È tardi, non vedrà? Può essere pure che dico. Quanta sera so che non dico? Tre, stasera quattro. Deve stare malato, se non è mai mancato. Solo l'anno scorso una volta. Deve stare malato. Che causa che fa? Eppure è tenera. Sposata. E che? Domani è San Gennaro. Forse ci daranno un po' di carne. Com'è? Chi? Un martino.
I capelli come sono? Neri. E gli occhi? Neri come i capelli. Basta, lasciamo stare. Tra giù a notte e notte che faccia spostare.
sto cuore ci tende una spina. Professore, non si veglia. Ma non vi preoccupate, puntate, puntate. Vabbè, volete così. Ecco qua. Vabbè. Ma, vabbè. Io ve l'avevo detto che voi perdavate, a benedetto e Dio. Hanno mirato la ritardo. Speravo buono. Se il miracolo si farà presto o no, se le cose dell'anno andranno bene o male. Già, lo dico a voi. Siete napoletana. Vieni da lassù, questo te fa bene. Ma come, mi conoscete allora? Beh, è già un mese che sono arruolato in quella pubblica sicurezza e presso servizio al commissariato che sta portando. E due o tre volte alla settimana vengono alla tua stiratoria per conto dei miei colleghi a portare la biancheria da stirare. Curioso, non mi ricordate voi. Tu non mi hai mai visto. E tu mai visto invece? Sì. Vuoi tornare alla festa? No, grazie. Allora vuoi tornare alla casa? Sì. È Don Luca Fattiere che sta all'angolo. Te lo porto io più tardi. Vogliamo andare? Eh? Ti posso accompagnare? Come no? Buona giornata, Federico. Se la giornata è come la nottata. Ci rivedremo stasera. Vi rifarete. Ci vedete a Toledo? No, no, si è fatta ora d'ufficio. Vado piano piano in tribunale. Ti accompagniamo. Allora Dante mi dice, vuoi andare? E va. Napoli è bella, città grande. Io mi sento un po' più spessa, ma ci farò l'abitudine. Soprano commissariato sono tutti dei buoni compagni. Pure quando sto triste si mettono a ridere, ma senza malizia. Uri, garofano, permetti? No, non ti disturbare, grazie. No. Ti prego, ma fa piacere. Va bene, ne prendo uno, grazie. Ma niente, cavolino, avete avuto una brutta scrogna stavolta. Il gioco è così, si vince e si perde. Un momento. Ti vedevo sempre. Una volta ho camminato tanto tempo dietro di te.
ma distante, per vedere. Certo, si vince e si perde. E qualche volta quando uno ha creduto di perdere, invece ha vinto qualche cosa. Purtroppo. Volete un bicchiere di latte? No, grazie, non mi disturbate. Perché? Che disturba? Aspettate. Saranno le 9. Sapete chi ha fatto il miracolo San Gennaro? Evviva San Gennaro! Thank you.
500, le 500 lire gliel'ho messo assieme sul cuore e prima di appuntargliele gliel'ho fatta vedere. Ho detto, Gennari, queste sono le 500 lire. Fai solo vedere, se no l'hanno venduta, è bene che da questo vicolo non ci passi. Bravo, la bottiglia va bene perché la so meglio io, però non perché sta presente. Carriere vale tanto oro quando vedo. Ho nemmeno 16 mesi. E se mi metto a letto una malattia, e se muore, a Michele non lo vedo più. Non mi fate bestemmiare come è passato San Gennaro. Allora ci vuoi dire tu la salute di ferro? 16 mesi sono passati, quell'erbo 2 anni mi sembra. Che ci vuole passare? Beh, ti passò, ragazzi. Sì. Ma non vede che la signora Assunta magari non ti guarda nemmeno? Chi te l'ha detto, Marco? Sono tutte sciocchezze. Io per donna Assunta non tengo che dell'amicizia, nient'altro. Tu con mia vuoi fare il furbo? Con mia che tengo 30 anni suonati? Ma no, signore, io ti dico la verità. Con mia vuole fare il furbo che sto pecciotto. Apri lo stomaco, sto in bella foto. Cosa teatro d'opera, eh! Forse Stracis, ma fatto mettere che sta paura! Beh, sogno pronti con le camicie che vi portai l'altro giorno? Pronti, Don Marco, manca soltanto una camicia e un colletto, ve li consegneremo fra 3 giorni. 3 giorni? Che scherza, signorina Rachele! Sì, domani è la vigilia, dopo domani è Natale, e poi c'è la prima festa, e poi questi sono giorni di capitoni, non di colletti. Come possia vuole, io non ho il coraggio di arrabbiarmi con una ragazza betticchia come lei. Al paese nostro, sapete come li chiamano i tipi come voi? Come? Li chiamano farinelli. Come dissi? Farinelli, cascanti, rubacuori. A mia Farinello? Ah, vi siete pigliato collera. Mi volete arrestare? Arrestare a lei? A lei no, si tranquillizzi. Ma se mi viene a taglio l'amoroso di lei, ci fa sapere che ho fatto dormire una notte su un tavolazzo. Veramente? Mm. Mi fa presto, Don Marcusio. Ho dovuto spicciare viva la Sicilia. Già. Sentite, Don, come vi chiamate? Marcusio Santa, obbedirvi. Sentite, Don Marcù, l'amoroso di me si fa i fatti suoi e non ha mai avuto niente a che fare col tavolazzo. Ah, no, scherzai. No, è quello Don Marcù si scherza sempre. Ma non vedete il compagno vostro, Don Flaiano? Come se sta dicendo? Beh, e che c'è da ridere? No, non ridevamo per voi. No. Innamorati e... Non è vero. Don Flaiano, ma come vi chiamate voi? Flaiano Marcello. Marcello? Perché? Se l'innamorato di me si chiamasse Marcello gli vorrei più bene. Don Marcello, siete pure voi della Sicilia? No, signora, abruzzese è Flaiano. Don Marcello, sentite come suonano belle le zampogne. Al paese vostro ce ne stanno zampogne a Natale? Che te credo. Ma vengo dal paese degli selvaggi. Il paese mio è Pescara, città dei marini. E se vedessi che è marina, tutta verde e poi dicendo colori. E non è come lo mare vostro che è sempre turchino. E li zampugnare a Natale, sci che tenimo. E tenimo le campane che sono la stesa. Le campane di Pescara rispondono a quelle di Castellammare, di Spurtone. A riluce la luna in coppa alla neva ianga della Maiella. E dinta la chiesa in coppa all'altare alle lucene tutte e cannella appicciate. Don Marco, vogliamo andare che si è fatto tardi? E un momento, devo ritirare la biancheria. Ah, sì, ecco la biancheria. Buonasera e buon Natale, signora Assunta. Grazie, Dante. Ernestina, vieni con me un momento. Buonasera, signorine. Buonasera. Buon Natale. Mangimi. Di nuovo tanti auguri, signorine belle. Buonasera, eh. Chiudi la porta. Sta presto. Sta sentito. Tu mi devi fare un favore. Devi andare a rintracciare Don Federico Funelli e gli dai questo biglietto. Hai capito, sì? Sì. Ti piace questo, te? Grazie. Ma Don Federico Funelli sono 2 o 3 mesi che non lo vedo, non so dove sta. A quest'ora lo trovi al caffè Sgambati. Sai il caffè che sta davanti al tribunale? Ah, sì, ci va pure papà la domenica. Quello lì. Ci vuole la risposta. Certo, me la porti tu. E presto pure. Lo posso prendere? E pigliatelo, te. A presto, eh? Dove vai? Non hai finito. Vado a fare un servizio alla padrona. Don Federico. Ah, inutile. È uscita pazza da quando non lo vedo. Gli scrive, gli manda gente. Ormai sono 2 mesi. No, aspetta, te lo dico io.
Ma sentite, da quel giorno che ci festeggiamo. Hai visto che avevamo ragione noi, eh? Proprio. Io ti ho parlato da fratello, poi regolati come vuoi. In tribunale si chiacchiera. Qui si tratta della tua perdita. Tu hai moglie e figli, hai una famiglia. Ma voi non sapete quello che sto facendo per liberarmene. Ho persino chiesto il trasferimento dal tribunale. Ma che cosa posso fare di più? È una donna che non ti lascia respirare. Ecco, lo vedi? È un biglietto per voi, vedo lassù, è una cosa molto urgentissima. Ha detto che vuole la risposta di suo padre. Signori, buonasera. Buonasera a tutti qua. Grazie. Le devo dire niente, ha bruciato da sotto. Che mi lasciasse in pace, questo devi dirlo. Adesso mi sono rimasto solamente gli occhi per piangere. Non è solo. Mi ricordate com'era allegra, eh? Quando si diceva donna Emilia alla lavatrice, ridevano tutti quanti. Già. Le hai voluto dare un'educazione, le hai voluto insegnare a leggere e scrivere, ne hai voluto fare una shadow. E questo ti dovevi aspettare, Gesù. Ma che coraggio. Come si è potuto cambiare così da un momento all'altro? Era una buona ragazza, donna Su, era una buona ragazza e mi voleva bene. Io pure, la voleva tanto. Guardate, donna Su, ecco qua, giorni fa, l'altro giorno mi ha mandato questa lettera da Livorno, guardate. Mia cara mamma, perdonatemi, io sono più infelice di quello che credevi. E allora, perché te sei scappata di casa? Perché mi hai lasciato? Perché non dormi? Sicuro, donna Su, che quando mi giro la mattina e non me la trovo vicina... Già, chi viene più la testa a mangiare, a cucinare, chi fa più niente, vado mangiando io solo, come uno studente, per tutte le trattorie. Che dico, donna Su, tornerà. Tutto finisce. Gli uomini si stancano presto. E voi, donna Su? Lo sapete, no? Lo sanno tutti. Don Federica... Sono 3 mesi che non lo vede più. Un giorno per caso, per la strada, innocentemente... Mi vide con un tale. Colse l'occasione e mi fece una gran scenata. E poi non si è più vista. L'ho mandata a circa 100 volte. Io non ne posso più, donne. Voi gli volete bene, beh. Non lo so. È egoista, è vizioso. È buciardo. Io non lo so perché lo cerco. Io non lo so mai quello che voglio, donne mie. Avete ragione voi. Mi sono pazza qua, l'avete detto pure, eh? Bene, ma io lo dicevo scherzando. No, ma è vero. E Don Michele? Don Michele. Michele è l'unico che mi ha voluto bene. L'unico che mi ha amato veramente. Alla maniera sua, un amore che faceva paura. Perché pure lui mi faceva paura. E non sa niente. E quando lo saprà? Farà quello che vorrà. Donna Su, io vi ho fatto la visita di Santa Elisabetta. No, ma avete fatto piacere. Sono sempre solo. Donna mia, ma perché non mi avete detto che era ammogliato? Me lo proibì. E poi chi poteva immaginare, donna Su? Scusate tanto. Hai trovato, sì. Scusate tanto, donna. Vattene, che fai qua? Buon Natale, donna Su. Buon Natale, donna mia. Non può venire, non mi può più vedere. Dice che è finita, non può venire. Donna mia, ci dovete andare voi. Io? Ma quel papà che mi sta a sentire a me. Sì, vi sentirà. Voi gli dite che io gli devo parlare, che l'aspetta a cena qui stasera. E che non deve mancare. Gli dovete dire che non ne posso fare a meno. No, così gli dovete dire, altrimenti vado dalla moglie e faccio la scala. Dalla moglie? Come no? Ma io sono capace di andare in tribunale, dove lavora. Sì, per la restituzione di quei soldi che gli ho prestati, che ancora mi deve dare, donna mia. Io lo rovino. Io lo mando in mezzo a una strada, a lui, a voi, i figli! Non me ne importa niente, donne mie! Domani mattina... No, che domani? Ma oggi dovete andare? Ma io non so dove stare. E come no? A casa sua, e perché? E come posso andare a casa sua? E che c'è domani? Voi lo chiamate, un'ambasciata, no, lo chiamate da parte. Non posso, donna, su, non insistete, donne mie. Non ci posso andare. Donne mie, mi prego, come una figlia. Ma come una figlia, donne mie, mi prego. Calmato,
Oh, Madonna mia, Ma chi è? Sto io dall'altro. Ah. È l'anno di vigilia di Natale, ho pensato. E c'è bisogno di parlare con qualcuno, eh? Di vedere una faccia amica. Qualcuno che pure se non parla ti respira vicino. È vero? Povero Flaiano, solo solo mi hanno lasciato, eh? L'antivigilia di Natale. Ma su, io sto solo perché l'ho voluto io. Pensavo a Napoli, la grande città in Marmolai. Ma lo paese mi la famiglia la te. E tu perché sei solo? Ma che c'entro? Ho sempre pensato che tu sei solo. A pescare tengo la terra. Padre e madre mi sono vecchie. Ti accoglierebbe come una regina la casa. A me? Tu mi vuoi sposare, vero? Sì. Assunta Spina si sposa. Ma come, non sapete niente? Si sposa Assunta Spina. E quelli che non la conoscono domandano, ma chi è Assunta Spina? Quelli che rispondono, se lo dicono piano piano, dentro l'orecchio, è quella là. È quella là. Quella là. E tu sai che vuol dire quella là, eh? Vuol dire mala femmina. E sai che ci vuole per una mala femmina? Ci vuole un uomo senza scrupoli, che non le dà pace, un uomo gras frutta. Ci vuole un uomo che più la vede piangere, più la prende a schiaffi, che più la maltratta, più lei ci si attacca. E tu che sei? Ma che sei tu? Ma guardate là che sei! Tu sei un pupazzo, sì! Tu sei un pupazzo, sì! Se la gente ride, e perché non dovrebbe ridere? Sei ridicolo, sei insignificante, sei innamorato. Piangi. Piangi pure. Oh, povera creatura. Povera creatura. Dammelo un bacio, ti prego. Dammelo un bacio che non te lo chiedo più, sa. Federico Funella, primo piano. Ci puoi chiamare da qua, sì. Chi è? C'è una signora che cerca un cavaliere. Federico, la signora che mi cerca. Adesso, sai che viene. Chi è? Sono io, donna Emilia. Chi donna Emilia? Forcinello. Non vedete, potete scendere un momento. Scendo tu. Voi permettete? Qua fa freddo. Vada, va. Buonasera, don Federico. Buonasera, Assunta. Ma avete capito, eh? Qua non è partorito nessuno, dunque so di che si tratta. Mi farete la finezza di dirle che non mi deve più scocciare. Sentite, qua non è il caso di scherzare. Quell'Assunta sta facendo la pazza. Ha detto che se non andate subito da lei, stasera stessa, ha preparato la cena. Dice che farà un guaio. Le ho risposto che non posso. Sentite, non ve lo dovrei dire. Fa quello minaccia di andare alla vostra moglie e anche in tribunale dai vostri superiori per dire che so che le dovete restituire dei soldi. Ah, siamo alle minacce. Donna mia, non datele ascolto e scusate perché devo tornare di sopra. Ma che le devo dire? Volete un consiglio? Non ci ritornate questa sera, ne riparleremo domani. E domani le direte da parte mia che tutto è superfluo, preghiere, minacce, tutto. Tra me e lei, donna mia, è partita chiusa. È stata per buona. Buonanotte. Tardi, e chi lo sa? Una noia. Speriamo che finisca presto.
Buonanotte, cavoli. Tras, chiudi la porta che fa freddo. Asciù. Oh, Madonna. Ehi, hey, Madonna mia. Michele mio. Michele, mi sei uscita, sì. Sì, un mese prima, anzi, più di un mese, buona condotta. Poi Federico Funel ha fatto fuoco e fiamme, è stato come un fratello per me. Ah, sì? Sì. Ok. Ma come tanta impressione da fare. Eh già, hai ragione. Avrei dovuto avvertirti, ma è stata una sorpresa, una cosa improvvisa, pure per me. Oddio. Bevete un bicchiere d'acqua. Povera Assunta, come sapete che non ti fidi di sta solo? Avevi invitato qualcuno, chi aspettavi? A donne mie, aspettavo. Ah? È tardi, non mi vedo più. Aspetta, voglio lavare in mani alla faccia. Aspetta un poco, ti do una asciugamano. Ma no, non c'è bisogno, figurati, non sono abituato più a queste comodità. Sto parlando con te. Vabbè. Vabbè. Già visto che avvii. Un romanzo. Sì, sto qua. Ma tu ma sì? Sì, sì. Funelli non sa niente, no? Di che cosa? Che sei uscito. Ah, no, non sa niente nemmeno lui. Anzi, lui crede che io debba uscire venerdì prossimo. Domani gli voglio fare una sorpresa a casa per ringraziarlo. Dove va? E dimmi una cosa, tu non sei stato a casa tua ancora? No, quando esco da qua. E allora tua madre non sa che sei uscito? No. Ebbene, ma tu ci devi andarci, vai adesso. Adesso? Ma perché che ci vuoi? Torni subito. Ma no, adesso voglio stare qua. Tanto mamma non sa niente. Un giorno più, un giorno meno. Non è la stessa cosa. No, no, voglio mangiare. C'ho un appetito tremendo. Qui. Portiello mio, Tu sapessi, stamattina sai che ci hanno dato? Un piattino di minestra e tanto di pane. Un carcere brutto sotto, un carcere brutto, senza aria, senza luce. Ogni giorno una passeggiata dentro un cortile. Sai, un cortile così, Uno appresso all'altro. Uno, due, guarda, così, uno presso all'altro. Questo sono io. Michele, oi. Uno, due. E questo sei tu. Assunta Spina. Ogni sera sotto il muro del carcere, oi. Qua. Che ci stava a mangiare? Un po' di carne fritta e un po' di mozzarella. Mangi pure tu? No, non tengo fame. Ma non ti va a mangiare? E devi mangiare prima di tutto, non devi fare cattivo augurio. E poi stai sciupato, eh? Non tengo fame. O vino. A sua, quanto tempo non beveva vino. Quello che ha fatto per me non si può immaginare. Si era messo in mente che mi doveva far uscire prima del tempo e c'è riuscito. Ho vedrito, eh? Ah, hai saputo che se ne va da Napoli? Sì, se ne va. Ha chiesto il trasferimento. Se ne parte fra pochi giorni, lui e la sua famiglia, dice che non vuole tornare più a Napoli, non so. Dice che non ci si trova con tutto che c'è nato, eh? Ah, non vuole tornare più. No. Senti, se ti dico una cosa, tu ci credi, sì? Vabbè, me la dice un'altra volta, ma state qua, no, eh? Mo, subito te la devo dire. Ma che diavolo da fare? Che è successo? Niente, senta a me. Quando tu stavi là dentro, Quando io stavo là dentro? Uno, due. Beh? E beh io? Beh? Ma come, non hai capito, no? Tu? Eccoci. Ah, non lo conosci, Michele, non lo conosci. Non lo conosci? No. Hai fatto bene? No, non ho fatto. Sì, hai fatto bene. Hai fatto bene. Beh, parla, guarda, io stavo là dentro, beh. E beh, quando ti condannarono, ti ricordi? Che ti volevano mandare ad Avellino. Beh. Allora io sono al tribunale, incontrai uno che mi promise, che mi disse che ti potevano far arrestare a Napoli. Così io ti avrei visto tutti i giorni. Federico Funel. Federico Funel. Federico Funel.
Non mi importa. Hai notato un po' non mi importa. Ma tu che vuoi a me? Tu me lo fai in galera una volta. Tu me lo fai carcerato a me una volta. E io non ci voglio incarcerare. Non mi importa. Stata importata. No, non mi importa. Stata importata, mi sento. Non ci voglio. Non stata importata. Amato. Oh. No, Michele! Cavaliere, pure. Hanno ucciso Don Federico Funelli. Chi è stato? Sono stata io. Está aqui, fingindo um vídeo.